Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo stasera il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Ben trovato, signor sindaco, e grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, un buonasera a tutti. Allora, venerdì 15 maggio, ci prepariamo per lunedì 18, questa quasi fase 3, una fase 2 e mezzo, non si sa bene come chiamarla. Allora, ad oggi, intanto, qual è la situazione dei positivi al Covid-19 e delle persone in isolamento domiciliare a Grottaglie? Beh, i positivi sono sempre i 7 complessivi tra anche il guarito e il deceduto, quindi complessivamente sono 7 e poi ci sono circa 55 in isolamento domiciliare, i quali sono per lo più persone rientrate da fuori regione che abbiamo identificato, insomma, al momento dell'arrivo qui a Grottaglie con gli altri. Ecco, è stata emessa oggi pomeriggio una sua nuova ordinanza. Tra le cose che spiccano, niente mercato settimanale del giovedì. Sì, la regione ha emanato questa sua ordinanza, con la quale dà ai comuni la facoltà di aprire i mercati intanto, e però in caso di apertura impone degli obblighi, che non possono essere attuati nell'immediatezza, perché intanto sono degli obblighi che hanno degli oneri, bisognerebbe, riorganizzare il mercato ancora una volta. Rispetto alle carreggiate, agli ingressi, al personale, e comunque pone a carico dei commercianti tutta una serie di costi. Devono mettere i guanti a disposizione degli utenti, devono mettere i gel igienizzanti a disposizione degli utenti, quindi ogni singolo commerciante, per quello che è scritto, in più devono avere. Dovrebbero mettere a disposizione anche del personale per monitorare e controllare gli accessi. Va da sé che un'apertura fatta così è un'apertura che non ha senso, se non viene concordata, se non viene programmata, se non viene fatto tutto con le dovute cautele. Quindi, intanto, dobbiamo avere il tempo materiale di poter adempiere a questi obblighi e poi, insomma, piano piano non è un no assoluto, è un no nell'immediato in cui si dice che dobbiamo assumere tutte le cose con cautela e riaprire gradualmente tutto. Poi, sinceramente, mi sembra un po' in contrasto, diciamo, l'ipotesi di aprire i mercati ambulanti e non aprire negozi. Quindi, alla fine, mi sembra che ci sia un ragionamento, diciamo, un po' assurdo da parte, diciamo, di chi emana questi provvedimenti, tenuto conto che comunque insomma, il mercato è un luogo notorio per gli assembramenti, quindi può generare i problemi che si vogliono evitare. E dobbiamo essere tutti attenti e mettere in campo tutte le misure necessarie. Quindi, appena cercheremo di fare degli incontri con la categoria, capiremo quello che c'è da fare e lo faremo per il verso giusto. In realtà, informalmente, qualcuno è già stato sentito dei rappresentanti, anche loro avevano dubbi sulle modalità di riapertura. Quindi devo dire che da questo punto di vista la cautela credo che sia d'obbligo, ma anche sia richiesta da parte degli operatori, perché è chiaro che se hanno tutti questi costi da sopportare, cioè non è che sia tanto economico a riaprire così. Quindi noi al momento diciamo che non riapriamo e insomma affronteremo questo tema e cercheremo di capire in che modo risolvere il tutto nell'interesse e dei commercianti e soprattutto degli utenti che non devono in qualche modo contagiarsi o entrare in contatto col virus. Ecco, nella sua ordinanza di oggi c'è un no anche agli ambulanti, e per lo stesso motivo immaginiamo, sempre perché la tutela della salute necessita di una serie di provvedimenti che allo Stato diventa quasi impossibile adottare. Devo dire che in realtà il decreto del 29 aprile, all'allegato 1, non riporta tra le categorie che possono riaprire gli ambulanti. In realtà questa è stata una precisazione che ci è stata fatta anche dal prefetto durante una riunione in cui è stato detto che gli ambulanti non rientrano nelle categorie previste dal decreto, quindi devono stare chiusi. E al momento noi, diciamo, ci siamo tenuti anche quelle che sono state
e sostanzialmente abbiamo dato la disposizione di chiudere. In ogni caso, quando ci sarà la riapertura, non ci sarà un liberi tutti, sarà concesso, come ho scritto nell'ordinanza, l'attività solo agli ambulanti che hanno licenza su grottaglie e residenza su grottaglie. Perché abbiamo già notato che durante le aperture c'erano assembramenti, mancanza di rispetto delle misure, quindi assolutamente non abbiamo il personale per controllare ogni angolo della città a che vengano rispettate queste misure. Quindi saremo rigidi da questo punto di vista, perché comunque non è che possiamo mettere in giro, diciamo, 1 milione di camion per Certo. vendere della frutta e poi contagiare le persone. Bisogna stare attenti. Quindi ci sarà una graduale ripresa delle attività, ma graduale, molto graduale, per tutelare le persone. Ecco, tra le attività che invece potranno riprendere da lunedì, centri estetici, parrucchieri e quant'altro. Sì, l'ordinanza regionale consente la riapertura di questi centri. Direi che per i parrucchieri, dai miei capelli, pare evidente che anche questo è un tema, diciamo, di necessità. Quindi va bene, però le misure sono importanti, quindi direi che devono stare attenti, perché sono delle categorie particolarmente, diciamo, delicate, che meritano, diciamo, di essere riaperte, ma anche allo stesso tempo di stare attente, perché possono contagiarsi e possono contagiare. Quindi massima attenzione nelle misure, un buon lavoro, diciamo, a tutti quelli che riapriranno, e mi raccomando, attenzione alle misure, perché sono importanti. Eh beh, insomma, certo, sicuramente poi parlando di capelli anche io ne avrei qualche necessità. Novità invece per la zona a traffico limitato del centro storico? Allora, la prorogheremo fino al 30 maggio anche la ZTL, e insomma, quindi anche quella lì sarà oggetto di una proroga, in attesa poi di riaprire le attività, e capiremo un po' il da farsi. Tenete presente che, insomma, non è inclusa in questa ordinanza. Io ho fatto un'ordinanza perché siamo in qualche modo. Potrebbe essere anche che aprano le attività commerciali domenica, a seguito di ordinanza del Ministero, del Governo, che ancora non c'è. Quindi sarebbe un po' complicato dover spegnere, riaccendere e quant'altro. Quindi al momento aspettiamo fino all'ultimo momento per rinnovare l'ordinanza. Però diciamo che se le cose rimangono così, rimarrà sospesa la ZTL sino al 30 maggio perlomeno. Ecco, quali novità invece per bar, pasticcerie e gelaterie? Ormai il caldo sta arrivando e quindi, insomma, si sente l'esigenza anche di questi generi di conforto. Ma le novità non ci sono, perché al momento nessuno ha scritto che possono riaprire accogliendo i clienti all'interno delle strutture o servendo ai tavolini. Cioè non c'è un provvedimento esplicito da questo punto di vista, per cui devono rispettare i provvedimenti dell'asporto o della consegna a domicilio, che erano già previsti nel decreto del 29 aprile. Non ci sono novità. Pare che in serata, domani, ci sarà un provvedimento, ma al momento non c'è, quindi io non posso che temporeggiare da questo punto di vista. Ho confermato la mia precedente ordinanza, perché in questo momento ancora non c'è un provvedimento che cambia le carte in tavola. Quindi io, siccome l'ordinanza scade il 17, quella vecchia, l'ho prorogata. Poi, se ci saranno provvedimenti del governo della regione, provvederemo ad adeguarci anche noi. Abbiamo detto dei ristoranti, bar, pasticcerie e quant'altro. Volevo chiederle adesso, per quello che riguarda i negozi di abbigliamento, se ci sono delle indicazioni precise sulla loro riapertura e sulla loro modalità operativa. No, allora in realtà non c'è un provvedimento ancora, neanche per loro. Io ho letto una bozza che mi è arrivata, in cui sostanzialmente il governo autorizza tutte le riaperture nel rispetto dei protocolli già che girano ormai da diverso tempo, quindi dei protocolli di sicurezza. Quindi in realtà ci sarà una riapertura, ma con rispetto di alcune norme di sicurezza. Questo è quello che è previsto, diciamo, in questo decreto, salvo che non cambino, diciamo, come accade spesso all'ultimo momento.
demandando alle regioni poi, diciamo, ulteriori prescrizioni, misure. Quindi attendiamo quello che deciderà in serata, domani. Ora, sinceramente, doveva essere già, diciamo, a disposizione in via definitiva ieri, però poi non si è saputo nulla. Al momento siamo in attesa tutti. Tempi tecnici. Ecco, lei invece aveva autorizzato l'apertura circolo tennis, pista di atletica. Per quello che riguarda gli altri impianti sportivi, le palestre, ci sono delle indicazioni in merito? Eh no, seguono le regole generali delle altre attività, quindi capiremo nel decreto cosa verrà scritto. Quindi se saranno riaperte, insomma, bisognerà osservare i protocolli di sicurezza che stanno, insomma, già per essere diffusi, se non lo sono Ecco, già stati nei giorni scorsi, a seconda della categoria. sulla piscina ci sono delle novità. Secondo lei a giugno si potrà usufruire Siamo al lavoro del. con tutte le strutture. In realtà oggi abbiamo fatto una riunione in cui stiamo pensando di mettere a disposizione di alcune delle attività sportive, delle palestre, degli spazi aperti dedicati all'aperto per poter svolgere queste attività. Stiamo cercando di capire dove collocarli e come gestirli, proprio per aiutarli a svolgere al meglio questa loro attività. Ora, la piscina è anche uno degli obiettivi, diciamo, nostri di riapertura. È chiaro che bisognerà osservare le misure, capire in che modo si potrà riaprire in sicurezza, perché poi il tema è abbastanza complicato, perché se le piscine devono rispettare le misure previste per le spiagge, direi che, diciamo, sarà un po' complicato riaprire la piscina, anche se la volontà è quella di riaprire. Certo, la piscina è sicuramente uno degli impianti forse più difficili e complessi da poter aprire in sicurezza gestendo con le direttive che già ci sono. Nonostante tutto questo da fare, anche questa necessità di cucire insieme decreti del governo, ordinanze del presidente della regione, insomma, si va avanti nonostante tutto, nonostante tutti. Ma non ci possiamo fermare, noi dobbiamo lavorare e devo dirti però che la stanchezza, la fatica è molta, perché bisogna sempre stare a leggere, a studiare, a tutti gli umori degli enti governativi superiori, che ogni 24 ore mandano un provvedimento nuovo al quale bisogna adeguarsi. Insomma, un po' questo è un periodo di confusione, di schizofrenia normativa. E ovviamente, come ho già detto in altre occasioni, i sindaci sono le vittime sacrificali di tutto questo gioco di provvedimenti, perché poi ovviamente dobbiamo attuarli, dobbiamo farli rispettare. Insomma, c'è un bel da fare. Però diciamo che non ci possiamo sottrarre, dobbiamo riaprire le attività, dobbiamo fare in modo che la normalità ritorni giorno per giorno, sempre più l'elemento centrale del nostro agire politico e amministrativo. E quindi, insomma, questa fatica spero che possa aiutare quantomeno i nostri operatori commerciali, le nostre strutture sportive a riprendersi e a rimettersi in carreggiata. E ovviamente Ecco. anche i cittadini che possono ritornare alla loro vita normale. Ecco, parlando appunto di vita normale, una delle situazioni che molte persone hanno sentito è la non possibilità di salutare i loro defunti, di accedere al cimitero. Qualche novità per quello che riguarda funerali e l'accesso al cimitero rispetto ai giorni scorsi? Allora, no, in realtà il cimitero è stato riaperto già con la mia precedente ordinanza. Ci sono degli orari che sono al momento ridotti più che altro quello della mattina, anziché aprire alle 7:30, apre alle 9, ma perché dobbiamo garantire anche lo svolgimento delle sepolture. E quindi le sepolture devono essere svolte in orari differenti rispetto all'accesso comune al cimitero. Quindi verranno effettuate le sepolture entro le 8:45 della mattina e nella fascia pomeridiana di chiusura. Ho sentito Don Eligio, che insomma un po' per tutti vi ha comunicato che sarà possibile svolgere per chi lo vorrà
anche il rito religioso, dovranno prendere accordi con le chiese e con le onoranze funebri, e ci sono degli orari anche fissi per le messe, che sarà il pomeriggio alle 17, dalle 17 alle 18 e la mattina dalle 11 alle 12. Quindi ecco, abbiamo anche organizzato questo con le parrocchie, quindi bisognerà tenersi a queste misure e bisogna evitare che ovviamente ci siano sbarramenti, per cui il motivo per cui non si può fare arrivare una sala durante l'ora di apertura è che altrimenti si sommerebbero i 50 dello scaglione più i 15 dei familiari, qui sarebbe comunque un caos. E Certo. quindi stiamo gestendo un orario differenziato. Con un poco di pazienza, tutti quanti, insomma, riusciremo a soddisfare le esigenze di tutti, però l'obiettivo principale è evitare gli assembramenti e insomma, fare l'interesse pubblico della salute. Certo, lunedì dovrebbero riaprire le chiese, sicuramente, insomma, per i credenti un momento di serenità in più. Ecco, nei giorni scorsi invece è stata approvata la delibera regionale per una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse previste dal DUC per rilanciare il commercio. Lei aveva lanciato l'iniziativa Rialziamo le Serrande, una sua richiesta quindi presa in considerazione dal governo regionale. Che cosa si aspetta da questo provvedimento? Ma è un provvedimento importante perché io mi sono fatto promotore di questa misura e ho pressato tantissimo l'assessore Borracino, che devo dire ha accolto questa mia richiesta, perché di fatto è una misura pratica e di buon senso che passa attraverso il DUC, quindi sarà il comune a, diciamo, erogare queste somme e potrà insieme alle categorie, diciamo, meglio definire, diciamo, i bisogni delle attività. E quindi è un servizio di prossimità, in particolare viene in qualche modo rimborsato nelle attività di ristorazione, dico piccole attività, non di ristorazione solamente, ma le piccole attività che nella fase di riapertura dovranno sopportare delle spese di adeguamento. Quindi ci sarà un fondo che verrà distribuito e che sarà a fondo perduto per queste attività, quindi non dovranno restituirlo. Quindi è un incentivo che si somma alla battaglia che abbiamo come comuni con il governo per non far pagare il suolo pubblico, e in occasione, diciamo, delle attività estive, e poi ovviamente tutto il resto piano piano lo metteremo a posto. Stiamo come sindaci facendo sentire la nostra voce attraverso l'ANCI e devo dire che il governo ci ha ascoltati. Certamente si può fare meglio, ma intanto si sta facendo. Si può sempre fare meglio di più, sicuramente. Ecco, allargando un po' il campo della nostra osservazione, lei, anche da sindaco, ha sempre avuto parole molto nette nei confronti, dello stabilimento ex Ilva di Taranto. In queste ore arrivano notizie di nuovi operai in cassa integrazione, un ulteriore colpo all'economia del territorio. Anche qui forse ci si aspetterebbe maggiore sensibilità da parte di chi potrebbe decidere la sorte di centinaia di persone. Ma vista la contingenza, io direi che forse sarebbe il caso che il governo decidesse di intervenire come ha fatto in Alitalia, con l'Alitalia, che in qualche modo intervenisse direttamente nel capitale della società, ne acquisisse la gestione totale, anche la proprietà, direi, tanto le casse integrazioni le sta pagando a tutti. E fare degli investimenti di riconversione industriale necessari a questo punto, perché è diventato uno stillicidio, è un continuo, diciamo, non andare avanti ma andare sempre indietro, e comunque non è che ne siamo usciti fuori dalla questione ambientale, dalla questione occupazionale. Quindi il governo si faccia coraggio, prenda in mano la situazione e risolva. Penso che da questo punto di vista non c'è molto da dire. E oggi non ci sono molte alternative, non vedo diciamo, imprenditori capaci di gestire questo problema, e il governo dovrà farsene carico a tutti gli effetti. Secondo Ecco. me è il momento di prendere una decisione e di dare una riconversione industriale. Si parla
parlamo, che insomma. ovviamente non può essere ignorato. Dicevo, non può non essere, diciamo, nel range dell'ambientalizzazione di una produzione compatibile con il territorio, qualunque sia, e comunque basta inquinamento e basta morti perché non ne possiamo più. Cioè, insomma, queste si sommano a quelle del Covid e beh, penso che adesso La possa misura in anche qualche dirsi modo. basta perché la situazione è abbastanza compromessa. Un'ultima domanda, signor Sindaco. Abbiamo parlato dei diversi provvedimenti che le tante attività commerciali e imprese devono adottare. Anche il comune di Grottaglie, la macchina comunale, immaginiamo si stia dotando delle necessarie precauzioni, schermi, mascherine, dispenser, soluzioni disinfettante. Vogliamo tranquillizzare i cittadini che hanno necessità di accedere al municipio. Allora, noi abbiamo sin da subito messo a disposizione agli ingressi e ai vari livelli del comune, dell'immobile comunale, i dispenser, lavamani, e ci siamo attrezzati anche con un termoscanner manuale per misurare la febbre, la temperatura corporea. Ovviamente al momento il comune rimane con le limitazioni applicate fino a questo momento, si riceve solo per appuntamento e per questioni, diciamo, urgenti. E Certo. non ho intenzione, diciamo, nei prossimi giorni di riaprire totalmente le attività del comune perché stiamo predisponendo tutti i piani di adeguamento e tutte le misure necessarie per garantire tutti. Comunque, all'interno della casa comunale non si potrà più accedere in limitato, bisogna arrivare con una possibile prenotazione o comunque attendere fuori che ci sia il numero, diciamo, la disponibilità per arrivare all'interno degli uffici. Non ci possono essere assembramenti, quindi è gente che viene arrivata al comune pensando che sia un modo per passare il tempo. E quindi bisognerà essere tutto regolamentato, tutto dovrà essere gestito in modo adeguato, bisognerà prenotarsi e rispettare le regole. E non è un momento in cui possiamo permetterci lussi di contagio, perché già al comune, diciamo, sono rimasti in pochi i dipendenti perché sono andati tutti in pensione, altri ne andranno nei prossimi giorni. Se poi qualcuno si dovesse contagiare, saremmo veramente rovinati. Quindi Assolutamente. nell'interesse di tutti, insomma, credo che l'attività è rallentata e sarà rallentata, non ci si può aspettare una macchina che va a 100 all'ora in questo momento. Abbiamo gradualmente ricominciato a rimettere a posto le cose, abbiamo iniziato gradualmente a rifare dei lavori, a sistemare le piazze, stiamo tagliando il verde, stiamo ristinando le buche stradali, ovviamente ritorna alla normalità. Quindi sì, riapriremo. I servizi non si sono mai interrotti in Certo. realtà. Abbiamo sempre Certo. messo a disposizione i numeri, le email e gli appuntamenti per poter svolgere le attività. Era, diciamo, interdetto semplicemente L'aspetto l'accesso, fisico. diciamo, in descrizione. Bene, io la ringrazio per la sua disponibilità, per il suo tempo. Chiaramente, come abbiamo detto, questi sono provvedimenti, molti di questi sono validi in questi giorni, da lunedì probabilmente, se ci saranno ulteriori variazioni, ci saranno ulteriori aggiornamenti. La ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio attraverso lei anche i tanti operatori che si stanno dando da fare per assicurare a tutti noi cittadini un minimo di normalità per quanto è possibile. E le auguro buon lavoro e insomma, auguriamoci che questo 18 maggio segni davvero un ulteriore passo avanti nella sconfitta del coronavirus. Grazie, signor Sindaco, e buon lavoro. Grazie a tutti voi, grazie per la cortese attenzione, a presto e buon proseguimento di serata.